siamo posti la domanda qualche mese fa: come mai non facciamo nulla per i giovani? In questo momento storico così importante e difficile, dove i giovani saranno il nostro futuro e noi come adulti siamo responsabili di questo loro futuro, ci siamo posti proprio la domanda: cosa si può fare per quello che sappiamo, che conosciamo noi dal nostro lavoro, dalle nostre discipline. Nella nostra esperienza sappiamo che queste discipline portano a un percorso interiore molto importante di coscienza e di consapevolezza, e i giovani di oggi hanno parecchio bisogno di risposte e di dialogo. A volte però il dialogo è difficile, e forse queste risposte attraverso la pratica silenziosa di queste discipline possono trovare luce. Sono quindi le attività principali in programma in questa vacanza? Allora, generalmente pubblicizziamo il lavoro, nel senso le pratiche di queste discipline, che saranno lo yoga, lo shiatsu e la meditazione, l'apparecchiare in silenzio e alcuni lavori di teatro. Ma soprattutto quello che stiamo pubblicizzando un po' adesso è praticare con costanza questo tipo di tecniche, ma in realtà vogliamo anche dire a questi ragazzi che ci saranno parecchi momenti di condivisione, di spensieratezza e di divertimento. Infatti ci saranno dei momenti, come dicevo prima, di corsi di teatro che faremo insieme, faremo delle escursioni notturne in rifugi in alta montagna, balleremo, accenderemo fuochi. E poi soprattutto ci racconteremo, magari in modo molto naturale, temi che per loro sono importanti. Quindi è un connubio tra le cose che generalmente si fanno in un campo scuola, in una vacanza estiva con i ragazzi, ma con un tipo di lavoro personale, ripeto, legato ad alcune discipline, yoga, shiatsu, tai chi, c'è anche il tai chi e la meditazione.